Ed eccoci sempre qui da Fiera Didacta Sicilia 2023 per la terza giornata, questo sabato che va a concludere la 3 giorni di incontri, di convegni, di workshop, di laboratori. Ovviamente noi siamo sempre qui con la tecnica della scuola, veniteci a trovare nello stand padiglione B2, stand 46B, e siamo con ospite Andrea Benassi di Indire. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi dicevamo è il terzo giorno, ancora incontri, ancora convegni sull'intelligenza artificiale, che poi è l'argomento, no? Il tema principale di questa 3 giorni di didatta qui dai padiglioni di Mister Bianco in provincia di Catania. E allora partiamo proprio dall'intelligenza artificiale, come la possiamo rapportare con le scuole, con i docenti, con gli alunni, sarà la grande novità del futuro, si sta già utilizzando, cosa possiamo dire insomma anche a quei docenti che sono un pochino preoccupati, no, da questa novità, come tutte le novità, magari qualcuno può essere un po' più preoccupato, altri invece vogliono sperimentare, vogliono provare le novità, cosa possiamo dire? Il ministro ieri l'altro all'inaugurazione della fiera ha parlato di in relazione all'intelligenza artificiale di personalizzazione, e credo che abbia fatto bene, perché la personalizzazione forse è la prospettiva più interessante di tutti rispetto all'intelligenza artificiale. Personalizzazione vuol dire pensare che si possa rompere un po' quel rapporto di quando va bene 20-25 a 1 che c'è tra il docente e gli studenti. Personalizzazione vuol dire che ogni studente potrebbe avere un assistente personale che lo aiuta nelle strategie di apprendimento, che lo accompagna. Questo in prospettiva io credo sia la forza più grande che vedo per la scuola dell'intelligenza artificiale. Nell'immediato, beh, la parola chiave è ChatGPT. Ci sono stati tanti workshop in questi giorni su ChatGPT, che sappiamo essere l'applicazione più famosa dell'intelligenza artificiale generativa, cioè quella che produce delle cose, non si limita a analizzarle, quindi genera testi, genera racconti. E certo c'è anche il problema di chi produce: sarà lo studente a produrre o sarà l'intelligenza artificiale ChatGPT che produce al posto dello studente o a nome dello studente? Questa è una delle preoccupazioni della scuola, no? Il fatto che gli studenti possano farsi aiutare un po' troppo. Il rischio esiste. D'altra parte c'era già la calcolatrice, aprire il campo a tutta una serie di punti interrogativi già 50 anni fa. Credo però che l'intelligenza artificiale, ChatGPT, sia utile in didattica perché, paradossalmente in questo momento, proprio perché è imperfetta. Sappiamo che ci sono le allucinazioni, che è il termine tecnico per indicare quando ChatGPT prende una cantonata e risponde una cosa che non sta né in cielo né in terra. È interessante che i difetti dell'intelligenza artificiale in questo momento siano didatticamente interessanti, cioè si può pensare di fare un lavoro sugli errori dell'intelligenza artificiale, che è un po' come fare fact-checking in altri ambiti, no? È come verificare una fonte. Tu, ecco, hai ChatGPT come fonte e la devi verificare. E questo è uno dei primi, delle prime attività che nella scuola si riesce a fare e che alcuni insegnanti stanno già facendo. Ecco, chiudiamo con una battuta: gli studenti oggi imparano a usare la tecnologia, perché ormai sappiamo sono nativi digitali, c'è il rischio che possono essere più avanti dei loro docenti gli studenti stessi, nel senso che alla fine poi sono loro quasi che sono più avanti nell'apprendimento anche di certi strumenti rispetto ai docenti che poi ovviamente hanno diverse età, quindi magari ci sono i docenti un po' più giovani, ci sono i docenti un pochino più grandi di altre generazioni, e magari l'apprendimento della tecnologia in questo caso può essere un po' più
difficile, un po' più complicata, ripeto, solo per alcuni, non per tutti, però può esserci anche questo problema? Questo c'è e c'è stato anche in altri ambiti negli ultimi anni, penso alla realtà virtuale di cui mi occupo, penso ai videogiochi a scuola, penso a tutta una serie di ambiti in cui l'insegnante non è più il più esperto della classe, esatto. Non è più lui quello che ne sa più degli altri, esatto. E allora l'insegnante, poi il problema è, ma come no, l'insegnante dovrebbe saperne più degli altri. In realtà non è detto, non è necessario, non è indispensabile. Se c'è un qualcosa di nuovo che l'insegnante magari non conosce, come lo studente mega skillato, l'importante è che lui li sappia accompagnare. E io ho visto tanti insegnanti, più che stare davanti rispetto a queste attività, stare dietro agli studenti, quindi guardare quello che fanno e accompagnarli, perché di quello c'è bisogno. Gli studenti sanno tutto tecnicamente delle cose, poi però c'è un modo di usare questa tecnologia che invece l'insegnante insegna e su cui sarà sempre avanti agli studenti. Benissimo, allora un grande in bocca al lupo, un grazie per la presenza qui di Andrea Benassi di Indire, ovviamente torneremo ancora con nuovi contributi, grazie.